Buongiorno a tutti, sono almeno delle 6 di mattina, ora non lo potete notare perché ho acceso la luce, ma fuori è totalmente ancora buio. E oggi andrò a Rimini, quindi devo partire col treno alle 8 meno un quarto e farò appunto questo vlog che state vedendo. Quindi ora mi preparo, eccetera, e poi ci vediamo in treno. Di sicuro si nota dai miei capelli, mi sono appena fatto la doccia, cosa molto strana perché io odio farmi la doccia di mattino. Scrivetemi anche voi nei commenti se vi dà fastidio farvi la doccia di mattino. E per questo io la faccio di pomeriggio barra sera, perché di mattino la sensazione di umidità mi dà altamente fastidio. Comunque credo che questo sia il mio primo vlog che faccio, almeno credo. Scusate, non avevo ancora presentato chi mi accompagnerà. Mi accompagneranno sia Pingu Pingu, ovvero sto tizio qua che vi sta salutando, e sia mia mamma. Salutiamo per l'ultima volta Bianchina e vi ho dato uno spoiler di un prossimo video. Ciao, devo andare. Mi rivedrai tra una settimana. Panciottone. Alla panciotta morbida. Saluto. Bel saluto. Siamo arrivati in stazione, siamo pronti, siamo carichi, stiamo aspettando il treno che arriva per le 7:45, sono le 7 e un quarto circa e siamo soli in stazione praticamente. E ora aspettiamo. Non so quanto effettivamente si sentirà quello che dirò, dato che c'è il rumore del treno in sottofondo, ma comunque siamo nel treno, siamo appena arrivati, stiamo andando verso Porta Nuova. Vorranno circa 20 minuti e a me piace molto la pizza. Siamo arrivati a Porta Nuova, di sicuro si sente dal casino che c'è. Dobbiamo prendere poi il treno di Lecce che arriva fino a Lecce delle 9:10. Ora sono circa le 8:20 e quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Siamo nel treno che partiva da Torino Porta Nuova e arriva fino a Lecce. La prossima tappa è Milano-Rogoredo e poi dopo Bologna ci sarà finalmente Rimini, dove appunto dobbiamo arrivare noi. Tra l'altro non so quanto si possa vedere perché c'è la luce un po' strana. Qua c'è il caricabatterie dove appunto posso ricaricare il cellulare e qua c'è un coso, un pulsante che ti permette di alzare e abbassare la tapparella. Molto bello questo pulsante. Questo è il casino che fanno con questi uccelli e molti non si vedono perché sono dietro l'albero. Stanno arrivando anche altri. Sono tantissimi. Questa è la porta d'ingresso della nostra camera. Ora la apriamo. Tada! Cioè, ovviamente ho fatto l'effetto scenico, noi siamo già arrivati. Allora, chiudiamo la porta. Ok, allora questo sarebbe il mio letto, questo quello di mia mamma, questo di Pingu, questo il coso da mare.
Quello è Pikachu con la mascherina. Questo quadro molto, molto quadrato, anzi rettangolare, scusa. Lui sembra più quadrato. Uno specchio. Una TV molto piccola che non abbiamo ancora usato. Ah, poi vabbè, degli armadi con varie cose, tra cui anche la cassaforte che è dietro il vestito di mia mamma. Questo spazio che credo serve ad appoggiare qualcosa, ma che non è, noi non abbiamo usato per niente. Di qua c'è il bagno, ma non è un bagno qualunque, quindi nulla di particolare. Ma una cosa molto carina, probabilmente. Ah, a parte il telecomando del climatizzatore che ci permette di abbassare o alzare la temperatura, per lo più abbassare, possiamo uscire sul balcone. Aspettate, devo alzare la serranda. Entriamo nel balcone. Qua vabbè, ci sono dei vestiti che si stanno asciugando. Qua c'è un tavolino con due divanetti per sedersi che non abbiamo ancora usato, due sedie, questo coso che è un po' bruttino a vedersi effettivamente, questa sarebbe la vista. Sì, effettivamente sotto di noi non è che ci sia proprio un granché. Vabbè, di là ci sono delle cose, un palazzo, il cielo, un tetto piatto, lì c'è la strada, là in fondo vedete quest'albero qua, di notte ci sono degli uccelli che fanno un baccano assurdo e questo è l'hotel in cui siamo, o meglio questa è la stanza e questo qua in complesso è l'hotel, sono 5 piani e noi siamo al primo. Invece c'è ancora una chicca dell'hotel che non vi ho ancora fatto vedere, ovvero la piscina, e dopo ve la farò vedere. Per voi fra poco, per me fra qualche oretta. Qua si vede il palazzo intero, sono in piscina, ora ve la faccio vedere. Questa è la piscina intera. Abbastanza grande, una cosa buona è che c'è il gonfiabile. Non so quanto si possa sentire la mia voce perché appunto c'è la musica. Là la zona. Qua c'è la zona idromassaggio che però è a pagamento, non è inclusa. Qua c'è il tappeto elastico con due bambini che non so cosa stiano facendo esattamente. E vabbè, i vari ombrelloni, eccetera. Ah, e là la zona bar. E questo è il palazzo intero. Forse se posso vi faccio vedere anche là sopra la vista com'è. Sto salendo le scale dell'hotel per arrivare all'ultimo piano, quello più in alto, ovvero il sesto. E questa è la visuale dal piano più alto del nostro hotel. Là si vede anche la spiaggia, una collina laggiù che non so cosa sia, degli uccelli che volano, credo siano le rondini che ci sono sugli alberi che avete visto precedentemente. Poi vabbè, qua è pieno di hotel e robe del genere. Poi laggiù si vedono delle colline barra montagna, di nuovo gli uccelli che volano. Passando invece in questa zona di questo balcone, abbastanza largo come balcone, possiamo notare un gabbiano, quel coso nero che vola un gabbiano. Poi c'è tutta la spiaggia, molto bassa, cioè molto piatta come spiaggia. Il gabbiano che arriva. Ma salve. Anzi, ho notato una cosa, laggiù in fondo, vi dico così non posso zoomare, laggiù in fondo c'è tipo una, come si chiamano, tipo basi petrolifere, una roba del genere, non mi ricordo bene il nome. Invece, sempre andando in questa parte, laggiù in fondo si può notare la ruota panoramica che è di notte e è tutta illuminata. In realtà ci sono già delle luci, ma sono molto, cioè, essendoci ancora della luce, non si vedono. Se
se vedete tutto traballare è perché sto zoomando per 6, quindi ogni singolo movimento che faccio è moltiplicato per 6 volte. Vabbè, là c'è il sole, quindi non si vede nulla. E questi qua invece sono gli alberi dove risiedono le rondini. Che... quella là è la spiaggia 107, io vado nella 105 e invece qua c'è la 106, che è divisa in 106A e 106B. E in pratica il signor Capitan Blazer, uno youtuber abbastanza conosciuto, va proprio là. Quindi potenzialmente potevo incontrarlo, ma non l'ho incontrato. Comunque eravamo veramente vicini. Molto bello da vedere tutti i colori separati così degli ombrelloni. È molto bello. Questo nostro video, questo viaggio si conclude così. È stato molto appassionante. Come possiamo definirlo? Bello. Dietro di me ci sono tutti gli uccelli, giustamente. E spero che vi sia piaciuto. In tal caso mettete un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella così vi arrivano le notifiche dei prossimi video e condividete il video a tutti quanti. Ciao.